Beatrice adorata, io mi mortifico per te a dovertelo ribadire ogni volta, ma lo sai che non possiamo farti uscire? Sei sottoposta a misure giudiziarie restrittive e devi rispettare il patto terapeutico. E io invece mi meraviglio di te perché pensavo che fossi una persona intelligente. Tu lo sai benissimo che io sono vittima di azioni giudiziarie fatte da persone, poracci, che vogliono soltanto i miei soldi. Beatrice, ci sono due condanne definitive però. Per forza, toghe rosse, sentenza d'orologeria, lo sanno tutti, lo sanno, tutti. Poi se pensa a quel povero presidente. Non più presidente, per fortuna. L'hanno fregato tutti. Cioè io sono stata in Sardegna quest'estate, te lo ricordi che te l'avevo detto, anche con Pierluigi, no? Ti ricordi? Cioè una persona, ti giuro, di una squisitezza, di una galanteria, cioè di una gentilezza, ma veramente mai vista una cosa del genere. Anche le suore hanno detto che è un gran maiale. È assurda questa cosa. Non credi? Ascolta però, io ti voglio bene, ti voglio tanto bene, tanto, veramente. Però c'è bisogno che tu impari a relazionarti con gli altri. Che impari a tollerarne le differenze. Perlomeno provarci. Guarda che io l'ho capito a che cosa stai alludendo tu. Pensi che sono scema? L'ho capito benissimo a che cosa stai alludendo tu. Tu stai alludendo a Moira, a quella celebrolesa che mi avete messo in camera. Cioè, ma io dico una cosa, no? Voi non siete in grado di contenere i suoi disturbi ossessivo compulsivi e pensate che lo debba fare io al posto vostro? Voi non avete capito che io ho i miei impegni, la mia vita, i miei appuntamenti, le mie cose da fare. Non è chiara questa cosa? Chi vuoi? Anna Paola? Anna Paola? Anna Paola è in piena fase di regressione, ma di cosa stiamo parlando? Avete preso? Per Madre Teresa? Io? Come faccio a curarla? Spiegamelo. Spiegamelo. Ascolta, io ho riesaminato il tuo percorso terapeutico e stai facendo un sacco di pasticci con i farmaci. Io ti voglio venire incontro perché ti voglio bene. Però io la camera da sola non te la posso concedere, lo capisci? Anna Paola?